Ciao a tutti, popolo del tubo, buona domenica e bentornati in questo nuovo appuntamento con il Robby Mello 81 Mod News. Questa è stata una settimana che fino a giovedì è stata una moria. Fino a giovedì è stato più o meno come la scorsa settimana. Ma devo dire invece nel fine settimana qualcosa si è mosso, più di qualcosa devo dire. Quindi un fine settimana abbastanza buono. Allora mettetevi comodi che adesso parliamo di tutto. Prima però fatemi ricordare che in descrizione c'è Twitch, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. E se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis e sostenere il mio lavoro. Potete sostenere il mio lavoro anche qui, non solo con l'abbonamento ma anche con il tastino super grazie per offrire un caffettino a Robby Mello. E poi vi ricordo i miei social Facebook e Instagram. Detto questo, cominciamo un po' a vedere che cosa c'è stato di buono, sempre secondo me, in questa settimana. Allora, cominciamo con Emiliana Serbatoi. L'ho già usato in un gameplay, quindi se volete proprio vederlo bene 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 vi invito a vedere l'ultima puntata della mia serie Emilia. Però insomma, questa mod qua sono dei serbatoi per il carburante posizionabili. Voi andate lì e o li ricaricate manualmente oppure comprate direttamente il carburante. Sono italiani, DRL Modding, per il momento ci sono solo su PC per via del brand, ma usciranno anche su console sotto forma non di Lizard ma senza logo, insomma usciranno senza logo, sotto forma anonima stavo dicendo, però sì, effettivamente senza logo. La seconda mod che vi voglio far vedere è la Potato Production. Ho fatto un test mod di questa mod, ve la lascio qua nella nel box informativo se volete saperne di più. Produzione di patate, praticamente mettete le patate e l'acqua e vi escono patatine fritte e potato chips, quelle nel sacchetto. C'erano già delle produzioni di patate simili, ma erano messe in un contesto un po' troppo disordinato secondo me, cioè in mezzo ad altre produzioni. Invece questa è solo e soltanto produzione di patate singola, e devo dire che mi è piaciuta molto soprattutto per questo. Cioè, vuoi fare una produzione di patate, che patate sia, perché me la devi mettere in mezzo alle serre, in mezzo al purè, al coso, al farm production pack. Finalmente una produzione di patate con ovviamente il suo punto vendita. Però vi ricordo che se volete proprio vedere il test mod ve lo lascio qua nel box informativo, così come vi lascio il test mod dello Skid Steer Loader 711 Pack. Queste bellissime pale caricatrici di Black Sheep Modding in stile anni 80 della Massey Ferguson, vari colori, vari attrezzi, molto molto carina, anche la possibilità di metti cingoli. Insomma, ho fatto un test mod, andate a vederlo se siete curiosi. E poi andiamo a un'altra mod del buon zio Nick, Silo Storage and Distribution. È un pack di silo che vi permettono di stoccare i prodotti e mandarli in distribuzione dove vi servono, nelle varie fabbriche. Questo devo dire che è molto 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 utile. È una mod che vi consiglio. Quindi ecco qua, ragazzi, la mod dello zio Nick, Silo Storage and Distribution. Poi passiamo a un'altra mod molto molto utile, di questa non ho ancora fatto il test mod ma probabilmente lo farò domani in settimana, la Dairy Sheep Pack, ovvero è un pack che ci permette di mettere su tutte le mappe ragazzi, per console e per PC, una stalla di pecore da latte e la rispettiva produzione di formaggio di pecora. Ragazzi, tanta tanta roba, in più ci sarà ovviamente anche il relativo punto vendita. Grande 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 il nostro amico Ershaba, che spesso viene a trovarmi anche nelle live sotto i video, quindi io lo ringrazio particolarmente. A breve uscirà anche un test mod di questa mod qua. Oh ragazzi, questa mod è passata un po' in sordina ma è molto interessante, eh. Praticamente va ad implementare il braccettino, diciamo, quello che taglia un po' quello della Scorpion, non so se è proprio lo stesso o meno. Comunque il braccettino che taglia gli alberi ai trattori, ai sollevatori anteriori e posteriori dei trattori. Vedete che spettacolo? Voi con questa cosina qua, con questo processore, piccolo processore forestale portatile, se così possiamo definirlo, potete andare a fare silvicoltura senza spendere una fracca di soldi
per affittare o comprare proprio un processore forestale vero e proprio. Ragazzi, è bello, è utile, io ve lo consiglio per chi ama fare silvicoltura, ovviamente. Altra moddina interessante di cui ho fatto il test mod ieri, e ve lo lascio anche questo nella nel box informativo, è la New Holland TC59, una bellissima trebbiuccia che viene da modder brasiliani, ma in realtà di queste trebbie qua ce ne sono tantissime anche in Italia. New Holland TC59, potete scegliere le decal, i colori, anche la lama stessa, no? Che c'è all'interno, una lama da 7,2 metri mi pare sia, con rispettivo carrello. Anche la lama, vedete, ha la possibilità delle decals, eccetera eccetera. Andate a vedervi il test mod, perché sono rimasto molto soddisfatto da questa mod qua, forse una delle migliori mod della settimana. E a proposito di trebbie, gli amanti della John Deere non possono non aver scaricato la STS 70 Series, è più americana, diciamo, che europea come trebbia, però ci sta, dai, per gli amanti della John Deere è assolutamente da scaricare. Abbiamo delle configurazioni che vanno dai 230 ai 410 cavalli, una serie questa prodotta dal 2007 al 2010, perciò amanti della John Deere, che state a fare ancora qua? Andate a scaricare sta cosa. E ieri, amici miei, è stato anche il giorno della Mais Plus, finalmente la Mais Plus, che purtroppo è solo per PC, per via degli script, eccetera, eccetera, e che è uscita insieme ad altre due mod che vanno usate insieme alla Mais Plus, ovvero la Realism Add-on Animal Grazing e Animal Food Add-on, quindi dovete usarli tutti e tre insieme. Io testerò in settimana questa mod e cercherò di capirci qualche cosa, perché vi ricordo che è una mod molto 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 complessa e che ci permetterà di fare una miriade di cose a livello zootecnico, perché diciamo la Mais Plus si incentra più su un discorso zootecnico, quindi VCS, insilato di mais differenziato dall'insilato d'erba, proteine per gli animali, ogni animale c'ha la sua ricetta per il carro miscelatore. Insomma, ragazzi, non è facilissima, la proveremo insieme in live in questa settimana e nei giorni che verranno. Appena ci avrò capito più di qualcosa, perché qualcosa è poco, appena insomma potrò fare un bel tutorial, eccetera eccetera, lo troverete senza dubbio sul canale. Purtroppo, amici, per far sì che un tutorial esca in contemporanea alla mod, bisogna che i modder mandano la mod in anteprima ai youtubers, se no i poveri youtubers come fanno quando esce la mod a sapere tutto della mod? È impossibile. Quindi, ragazzi, in questo caso mi dovete dare un po' di tempo per studiare la mod. E sempre ieri mattina è uscito il bellissimo Ribéry del team SMA. È molto bello, questo è un carro che ci permette di falciare erba e raccoglierla direttamente. E questo qua, anche questo qua, è integrato alla Mais Plus, ragazzi, già c'ha un'utilità di suo nel gioco standard, in più se messo con la Mais Plus è spettacolare. Il Ribéry ovviamente è per console e per PC. Questa settimana è uscito anche il nuovo fascizz dei tubi, il Pumpen & Hose. Se non so se c'entra, perché qua nel box informativo ci ho messo 77 video, però ve ne metto pure un altro, raga, ve metto pure questo. Praticamente ci hanno fatto vedere altre pompe, altre cose, insomma molto interessante, lo andiamo a spulciare proprio nel video. Però ci sono funzioni e cose che, se non abbiamo il gioco in mano, non possiamo capirle al 100%. Ad esempio, questa immagine sembra che sia una pompa che prende il liquame direttamente dalle stalle. Vedete, qui c'è sta pompa davanti, qui c'è sta pompa dietro, sembra quasi, vedete, qui siamo sulla stalla dei maiali, questo è il punto di ricarica del liquame, quindi sembra quasi che pompi il liquame dalla stalla e lo porti all'interno della botte. Vedete, qui avete un compressore, qui abbiamo una botte, anche se qui c'è da dire che la botte c'ha 300 metri, forse la larghezza della botte, cioè quanto la botte deve stare vicina al trigger della stalla, io l'ho inteso così, non lo so, staremo a vedere solo quando avremo il gioco in mano, il DLC in mano, potremo sapere con più precisione. Vi ricordo, 27 di settembre, ci siamo ormai, e se volete preacquistarlo lo potete fare dai miei link affiliazione qua sotto
E i modder, che cosa ci fanno vedere gli amici modder? Beh, la prima foto che vi faccio vedere è quella del buon Ershaba, che ci mostra una lavorazione di passata di pomodoro e di produzione di pane che sta facendo per console e per PC. Questa è la lavorazione del pomodoro, come potete vedere qui richiede pomodoro e acqua minerale e vi fa uscire la passata di pomodoro, guardate che bella. E questa invece è la lavorazione del pane, cioè il pane fresco, guardate che belle pagnotte, spettacolari, ovviamente per console e per PC. Finalmente quest'anno sarà possibile fare il pane pure su console, no? Fino all'anno scorso era possibile solo sull'Hofberg, ma mi pare che non si è vista mai sta cosa del pane, proprio il filettino di pane artigianale che si prende su a mano. Io lo so che qualcuno dirà, ma c'è già il panificio del gioco. Sì, ma il panificio del gioco ti dà la cassetta di pane. Qui invece prendi proprio il pane dal forno, da quello che io vedo. Dovrebbe essere una cosa più simile a quello che si faceva nell'Hofberg, ma l'anno scorso. Ripeto, non lo so, sto ipotizzando vedendo qua le immagini, però come vedete c'è il forno, c'è la manina che ci fa vedere che le pagnotte si possono prendere a mano, quindi ragazzi, spettacolo. E qua è un'altra visuale della passata. Non so se questa è la stessa passata dei pomodori di prima, perché qua effettivamente non so se questo è pomodoro, Comunque ragazzi, queste sono foto che potete vedere sui social di Ershaba. Non credo che sia la passata di pomodoro, perché la passata di pomodoro, eccola qua, c'ha l'etichetta nera, la bottiglia bianca e qui si vede, mi sembra, il pomodoro. Mentre qua ragazzi, se voi andate a vedere, l'etichetta è bianca, non è nera, cioè qui la bottiglia è bianca, non è nera come l'altra, e la figura mi pare diversa. Quindi ragazzi, che cavolo sta partorendo la mente geniale di Ershaba? Non lo so, rimanete qui sintonizzati da Robby Mello, che appena sappiamo qualcosa, track, noi la mettiamo subito online. Noi siamo i paparazzi di Farming. E infine ragazzi, la bomba della settimana. RL Modding Team stanno studiando un sistema di fertilizzazione dei campi che prevede l'uso di turbine, idropompe, pivot, rotoloni e costruzioni. Ragazzi, tanta tanta roba, utilizzando semplicemente acqua. Utilizzando l'acqua andate a fertilizzare i campi. Attenzione, c'è da dividere le due cose, perché so già che qualcuno mi dirà ma ancora sta cosa di usare l'acqua per fertilizzare i campi? No, le vecchie mod usavano le pompe, i rotoloni e usavano lo script del fertilizzante per i campi. Invece qui verrà usata l'acqua e l'acqua poi andrà a fertilizzare i campi. Perché viene usata l'acqua? Perché bisogna usare gli script di default per far sì che questo sistema vada su console, perché loro stanno pensando di implementarlo anche su console. Quindi automaticamente mi fa capire che il TDA Team sta facendo di tutto per mandare la mappa sul console, ragazzi. Quindi molto probabilmente vedremo sia la Italian Rice su console e sia il sistema di irrigazione su console. Perché non si usa un sistema di irrigazione proprio a parte, cioè con la scritta proprio umidità dei campi? Perché lì ci vorrebbero degli script particolari che poi non potrebbero finire su console. Quindi il team RL Team e TDA si stanno lavorando insieme per far andare il tutto anche su console. Ma andiamo a leggere proprio quello che scrive RL Modding, così non divaghiamo. Oggi presentiamo un nuovo progetto volto a stravolgere l'approccio a Farming Simulator, consentendo al giocatore di aumentare la resa dei propri terreni utilizzando semplicemente acqua. Vedete, si parla di acqua, tanto desiderata e voluta da tutti noi giocatori, tramite l'utilizzo di turbine, idropompe, pivot, rotoloni e costruzioni che permettono di creare una rete irrigua completa. Che spettacolo, raga! È o non è la bomba? Ieri mattina me l'aveva scritto in privato RB mentre ero in live, io mi ero tutto emozionato, non potevo dirvelo che cos'era, e adesso lo sapete, amici che venite a trovarmi anche su Twitch. Al momento è possibile fare ciò solo su mappe preparate, quindi attenzione, non sarà possibile farlo su tutte le mappe, solo con mappe preparate. Ma questo consente di non utilizzare nessun script e garantire anche una compatibilità su console. Il primo step di questo progetto prevede la sua nascita e presentazione sulla Italian Rice dei nostri amici Terre d'Acqua Team. E quindi qui ci fa capire che sicuramente andrà su console. È quasi una conferma, amici, è quasi una conferma.
Poi certo, tra il dire e il fare ci sono di mezzo i tester Giants. Questo è sempre da prima di dire: ah, ci create false illusioni. Non dipende tutto dai modder, dipende anche dagli scripter Giants, dai tester Giants. Poi seguiteci per rimanere aggiornati. Voi ragazzi seguite sia RL Modding, sia TDA Team, sia Robby Mel, perché appena ci sarà una notizia, ovviamente sarà vostra. Però ragazzi, se questa non è la bomba, non della settimana, dell'anno, se questa non è la bomba dell'anno, ditemi voi qual è la bomba dell'anno. Grandi RL Team, grandi TDA Team, veramente una cosa spettacolare. Detto questo, ragazzi, è difficile andare a pranzo, eh? È difficile andare a pranzo con stomacone sullo stomaco, lì, oddio che bomba che ci hanno lasciato, che bomba da Robby Mel. È così, ragazzi. Bombettina. Comunque, detto questo, fatemi sapere tutto nei commenti, commentate, dite la vostra, scrivete qual è la migliore mod, qual è la migliore cosa. Io voglio sapere tutto quello che dite. Lasciate mi piace, raga, che sono importantissimi. Iscrivetevi, attivate la campanellina. Io ringrazio gli amici abbonati, animavite il cuore del canale, consentono al canale di sostenersi e andare avanti per portare tutti questi contenuti. Amici, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Buona domenica, ciao!